Contro l'Avellino arriva la seconda vittoria in campionato per il Monopoli, finisce 2-1, Monopoli che comanda il gioco per gran parte del match ma soffre nel finale dopo il gol di Casarini. Vediamo la partita dunque con la terza che deve fare a meno di Fella, Radicchio, Piccini, Derisio, colpito da un virus influenzale proprio in prossimità dell'inizio della partita. Partita che comincia meglio per l'Avellino, che al quinto minuto va vicino al gol con Canutè che sbaglia clamorosamente sotto porta. All'undicesimo però il Monopoli si porta in vantaggio con Starita, cross da parte di Rolando, il colpo di testa di Ernesto Starita, terzo gol in campionato per il numero 7 biancoverde. Al quattordicesimo cross di uno scatenato Rolando, svirgola Montini. Al ventitresimo il gol del raddoppio, rilancio corto da parte di Marcone, Vassallo va a toccare per Montini, destro secco nell'angolino, 2-0 per il Monopoli. Al 33esimo punizione di Viteriti, sponda di Montini, Starita in ritardo e ci prova Guadagni su punizione al 36esimo ma la conclusione termina alta. Monopoli che però è sostanzialmente pallone del campo. Al 38esimo cross di Viteriti, scorpione di Simeri, pallone alto sulla traversa, ci prova Rolando al 44esimo ma il sinistro svirgolato al lato. Ripresa, ritmi che vanno bene al Monopoli che controlla senza particolari patemi d'animo almeno fino al 18esimo quando Dall'Olio colpisce una clamorosa traversa dentro Manzari per Rolando. Al 23esimo punizione di Manzari, respinta dalla difesa, Bizzotto prova a rimettere dentro, pallone respinto in corner. Al 25esimo tacco di Montini e tunnel poi per Starita, poi il pallone termina dalle parti di Simeri, la conclusione termina alta quando la partita sembra ormai incanalata verso la vittoria del Monopoli. Al 38esimo la riapre Casarini con un destro secco sotto la traversa, 2-1, primo gol in campionato d'altro canto da parte della formazione avellinese. Rinforza gli ormeggi la terza, dentro De Santis al posto di Starita, si passa al 5-3-2, ci prova in contropiede Manzari al 41esimo, la respinta da parte di Aia, non bastano i 5 minuti di recupero all'Avellino, finisce 2-1 per il Monopoli, seconda vittoria su 3 partite in campionato.